fino a quanto è reggibile, o meglio, fino a quando è reggibile, una prospettiva di questa natura che mette sempre in angolo tutto ciò che la mente proclama, dice, sostiene, parlando di voi nel vostro quotidiano. Fino a quando la mente parlerà di noi nel nostro quotidiano. Ma fino a quando resiste semplicemente nel tentativo di seguire questa prospettiva? Resiste ben poco. Sì. Perché immediatamente riporta tutto a voi, a ciascuno di voi. Cioè. Dopo tre passi che facciamo magari assieme, se voi osservate la mente, vi ritrovate pari dentro la vostra prospettiva. Perché? E questo è interessante. Ed è già incluso in tutto quello che abbiamo detto. Questo è interessante. Quanto riuscite a, come dire, esistere voi e a resistere in una prospettiva che mai parla di voi e che mai usa ciò che si dice per voi? Pochissimo. Ma riuscite almeno per qualche istante a resistere? Oppure inesorabilmente voi mangiate quello che viene detto che non riguarda voi e vi ritrovate subito, senza volerlo, lì a parlare di voi, non a parlare direttamente di voi, ma a parlare del mondo del per voi, perché non è detto che una mente sia talmente grezza da continuare a parlare di sé e basta. Voi potete parlare degli altri, potete parlare della piccola meraviglia degli altri, potete parlare dello piccolo stupore che gli altri vi portano, e questo piccolo stupore riempie la vostra vita, riempie il quotidiano, vi fa diventare più leggeri, vi fa diventare più stupiti e meravigliati. E di che state parlando, scusate tanto? Sempre di noi. In modo diverso, certamente, ma state parlando ancora di voi. Quanto resistete, come dire, a parlare di qualcosa che non vi tocca, non vi sfiora, non vi tocca, non vi sfiora. Cioè, prima bisogna capire se riusciamo a vedere questo non ci tocca, non ci sfiora. Dopodiché, una volta toccato, oggi come oggi, quanto potete resistere, dico quanto per, come dire, farvi un attimo pensare semplicemente, quanto riuscite a resistere a una prospettiva di questa natura che in tutto quello che incontrate vede soltanto qualcosa che non riguarda voi? Il tempo di un flash che ti coglie. Basta. Il tempo di un flash che ti coglie, sì. Il tempo di un flash che ti coglie. Ma questo significa che siccome quel flash ti coglie, non siete voi, no. Ovviamente. E di nuovo qui ritorniamo al problema di questa muraglia fra i due mondi, di come può essere pian piano, dico, erosa, un po' minata e via dicendo. Ma quello che a me interessa è farvi capire proprio la potenza di quel mondo del per voi di cui abbiamo tanto parlato. Ha una potenza enorme. Io vorrei solo invitarvi a, come dire, ad ascoltarvi nei vostri pensieri, ovviamente, nel momento in cui voi, per esempio, per mezz'ora parlate con qualcuno, ascoltate qualcuno e osservate quante volte ciò che pensate, al di là di ciò che dite, magari anche ciò che dite, ma ciò che pensate, riparla di questo mondo del per voi. Sì, solamente. Perché ho detto il tempo del flash che ti coglie? Perché ragionando, ho pensato, l'intelletto è adatto a questo. Infatti, in quell'attimo, quando viene colto, l'intelletto, diciamo, è capace di non pensare al mondo del per noi, però purtroppo poi tornano le abitudini. E tu sai che quello fa parte di quell'intuizione che appare e che certamente usa l'intelletto. Infatti, ma appare proprio come intuizione. L'intelletto un è uno strumento, giusto, però noi lo usiamo. Perfetto, viene colto in quel momento. Non mi interessa come, non mi interessa perché, sarebbe anche interessante esplorare come avvengono queste intuizioni, ma non è tematica di oggi. Quindi